Ciao appassionato di tiro e ricarica western, sono Bruce Miller e questa è una puntata davvero speciale. Mi trovo qui con il regista e il cast di Oro e Piombo e siamo qui sul set di Never Dies. Ecco qui Emiliano Ferrera che ha il mio cappello, il mio cinturone e la mitica Navy con i serpenti a sonagli. Ehi, ma tutto quello a sinistra sono io, che faccio la comparsa come avventore nel saloon. Bene, dopo questo brevissimo assaggio del trailer, facciamo due chiacchiere al telefono con il regista Giovanni Bufalini. Ciao Giovanni, allora raccontaci di questo trailer. Ciao Bruce, ti chiamo Bruce, giusto, con lo pseudonimo, perché questo è il tuo nome d'arte, insomma, sei venuto a fare arte insieme a noi, a fare un piccolo cortometraggio cinematografico, perché di questo parliamo, è un commercial ma è anche un corto. Abbiamo utilizzato la modalità cinematografica in tutto, sia nella tecnica di ripresa che nel modo in cui l'abbiamo messo in scena. Anche la lunghezza è breve, ma comunque è più lungo di uno spot canonico. Noi pubblicizziamo un gruppo di gioco di ruolo dal vivo a tematica western. È qualcosa di molto poco conosciuto, poco abituale in Italia, non ce ne sono tanti. Sicuramente come Colt, questo è il nome del gioco, il gruppo si chiama Spaghetti LARP. Io stesso la prima edizione, che è stata ormai un anno e mezzo fa, l'ho giocato, mi sono trovato benissimo, perché da appassionato di western andare a giocare con altre 80 persone vestite di tutto punto, cavalli, trovarsi per ore a improvvisare nell'ambientazione western è una cosa molto appagante, molto divertente. Quindi in seguito a questa prima giocata ho proposto io ai ragazzi di fare uno spot che in pochi minuti raccontasse a chi non sa niente del gioco di ruolo dal vivo che cosa significa immergersi totalmente in questa esperienza. Loro mi hanno dato ascolto e abbiamo coinvolto un altro gruppo molto importante che si chiama Old Type Production, insieme a Spaghetti LARP, che sono quelli che hanno prodotto il film indipendente western Oro e Piombo per la regia di Emiliano Ferrera. Quindi è venuto naturale poi coinvolgere loro, produzione e interpreti, all'interno dei ruoli principali dello spot. Tiziano Carnevale, che è un altro della produzione, è il principale responsabile di quella bellissima scenografia che si vede nello spot. Insomma, ci siamo uniti tutti quanti, siamo andati e l'abbiamo girato. È venuto fuori qualcosa di denso, di breve, ma secondo me è fatto con grande passione. Bene, finisce qui l'intervista con Giovanni. Adesso vediamo un'altra curiosità sul set. Seppur brevemente, nel trailer vedrai che gli attori e comparse versano e bevono whisky. Mi sono sempre chiesto cosa si bevesse in realtà sul set al posto dei liquori. Pensavo fosse tè, ma non va bene, perché quando lo versi fa schiuma e bollicine. Ora vediamo come fare il whisky di scena. Prendiamo della Coca-Cola, va bene di qualsiasi marca, con o senza caffeina, la si versa nella bottiglia di scena e la si allunga con l'acqua naturale, fino a far diventare la mistura dello stesso colore del whisky. Ok, ecco qui che abbiamo realizzato il whisky bevibile di scena. Per questo episodio sulle curiosità e backstage del trailer Spaghetti LARP Never Dies è tutto. Troverai il link alla versione completa del trailer e del canale dedicato sia in sovraimpressione che nella descrizione in basso del video. È stato davvero una bella esperienza per me conoscere la troupe e gli attori. Se ti è piaciuto il video, mettici un bel mi piace, fammi sapere nei commenti cosa ne pensi e, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. Ciao, ci vediamo in un altro video! Allora, è andato benissimo. Adesso comunque la rifacciamo per sicurezza.